Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. Di nuovo insieme, buongiorno, ben ritrovati dallo chef Alessandro Bandoni. Buongiorno a tutti e tutte e da Andrea Seci. Come ogni sabato, a quest'ora vi tralasciamo, vi annunciamo, vi regaliamo, o meglio lui vi regala una sua ricetta, quelle che prepara ogni giorno nel suo ristorante a Marina di Carrara, il ristorante Le Palme, dove potete andare a mangiare anche oggi se vi va. Dopo vi diamo anche il numero, adesso però vi diamo una ricetta. Che cosa facciamo stamani, Ale? Una crostata semplice con la frutta, però la frutta la caramellizziamo in forno. Ecco, una roba semplice di sabato mattina. No, cosa facciamo? Voi potete fare la frutta che vi piace. In estate, pesche, albicocca. Sì, ma è autunno, cosa facciamo? Possiamo fare, allora senti, siccome il fico c'è ancora? Poco. Pochissimo. Okay. Allora possiamo usare l'ananas, che quello c'è tutto l'anno. Ok. Va bene. La mela è classica, poi sì, faccio caramellizzare la mela. La banana. La banana. Non avevo dubbi che andavi dal fico alla banana. Non avevo dubbi, oddio. Va bene, cosa caramelliamo? Ananas. Facciamo i seri. Ananas. Ok, che poi fa anche bene. Ok. Quindi, prendiamo un ananas. Dolce. Niente. Prendiamo un ananas. Manamana. Lo sbucciamo tutto. Manamana. Lo sbucciamo tutto, lo tagliamo prima verticalmente e poi orizzontalmente, fette alte almeno un dito. Le mettiamo in una placca da forno, accendiamo il forno. Lo so che siamo in un momento di risparmio energetico, però quando c'è da cucinare. Quindi mettiamo il forno preriscaldato a 200 gradi. Che così vi arriva la bolletta. Minimo di 200 euro. Mettiamo in una placca da forno le nostre fette di ananas e le cospargiamo di zucchero. Una diecina di minuti a 200 gradi in forno. Ok. Poi le tiriamo fuori, lasciamo lì. Poi cosa facciamo? E ovviamente la crostata. Ok, la crostata. Quindi è facile, la trovate ovunque. Cosa la diamo noi la crostata? Gliela diamo. Vabbè, prendete pasta frolla. Allora, per la pasta frolla ci servono. La fai? E la facciamo. Cioè, vuoi dirmi che a sto giro non dici comprate no, la pasta frolla? No, la dico tutta. Ok, vai. Speriamo di ricordarmela. 400 g di farina bianca, 100 g di semola, 3 uova intere, 3 rossi d'uovo, un uovo. Ce la butti con 3 rossi d'uovo, un uovo intero. Poi servono 150 g di zucchero, 250 g di burro, un cucchiaio di miele, bustina di vanillina, pizzico di sale, bustina di lievito, grattata di limone. Ok? Andiamo tutto a impastare, ok? Burro ammorbidito. Ok. Impastiamo tutto. Ora, non è che posso far vedere come si impasta. Impastate la pasta frolla. Vabbè, siamo in radio, mettete. Come fai a farlo vedere? Ok che siamo anche in contemporanea su YouTube, però c'è, siamo in uno studio radiofonico, non in uno studio televisivo. Una volta impastata, la mettete a riposare in frigorifero. Ok. Una mezz'oretta. Mezz'ora e basta? Sì. È strano, Crema pasticcera. Facciamo anche quello. Ma è tutto, oggi vi fa far tu, non fa mai... Si vede che ha finito la stagione. Mezzo litro di latte a bollire con una grattata di scorza di limone e un pochino di vanillina. Da parte un cucchiaio di fecola di patate, 3 uova, utilizziamo 2 tuorli e un uovo intero, 150 g di zucchero, andiamo a sbattere tutto insieme. Quando il nostro latte sta per bollire, lo spengiamo, versiamo dentro il nostro composto, riaccendiamo e giriamo finché non si assoda. La mettiamo da parte. Ok. Quindi abbiamo l'ananas pronto caramellizzato. Pasta frolla in frigo, la tiriamo fuori, la stendiamo alla nostra teglia. Calcolate una teglia 26-28 cm. Ci mettiamo sopra... Sì, ero così freddi. No, scherzo. Ci mettiamo sopra la crema, mettiamo in forno a 150 gradi per 40 minuti, ok? Tiriamo fuori e cospargiamo la superficie, inseriamo le nostre fette sulla superficie della crostata. E il gioco è fatto. Pronto. Vi mettiamo anche la foto sul nostro sito radionostalgia.fm, dove all'interno trovate questa e tantissime ricette, perché siamo alla stagione numero 8. O 9, no, 9, 9, 9. Spara numeri a caso lui. 9. Io non lo so, quindi lo chiedo. È 10 anni che sono alle Palme, sono 9 anni. Hai visto? 10 anni, c'è il compleanno quest'anno. No, andiamo nel